Troppo forte l'Inter o troppo scarsa la Salernitana? Questa è una domanda che ci accompagnerà per tutta la notte e per domani. Scherzo, non scherzo, ma è così. Cioè, qual è la forza dell'Inter? È difficile da capirsi con questa Salernitana. Io non capisco certe squadre. Arrivano, vengono in Serie A e dopo ti giochi la partita a San Siro, giocatela. Giocatela anche se prendi l'imbarcato 8-0, ma che sul 2-0, 3-0 ancora stai lì tutto in difesa, io non li capirò mai. Ma proprio mai, 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 mai. Cioè, che ci stai a fare? Dopo 20 minuti, questi stavano pensando già quando è che ci andiamo a fare la doccia. Quando è che ci andiamo a fare la doccia? Non è degno, non è bello per la Serie A una cosa del genere. Ma l'Inter quanto è forte? È una domanda, non è una retorica. Quanto è forte? Non lo so. Eri in palestra oggi e tutti a dirmi: ma voi vi giocate la Champions, il vostro obiettivo è la Champions. E forse è vero così. Forse la caccia grossa, la pietanza grossa, il piatto forte è la Champions a questo punto, perché il campionato è vinto. Il campionato è vinto, è inutile che uno fa, non è squadra che regala 7-8 punti agli avversari l'Inter, perché quello, il vantaggio è 7-8-10 punti e domani la Juve deve vincere a Verona, che non è facile, assolutamente. Infatti secondo me alla fine seconda in campionato arriverà il Milan e non la Juventus. Comunque, vista dall'ottica interista, non è che me ne frega tanto chi arriva seconda, mi interessa solo che l'Inter arriva prima e l'Inter probabilmente arriverà prima. Chi conosce il mio canale sa che non può mancare la sirena in nessunissimo video. Non c'è un video che non può avere la sirena se sono qua. Se sono agli studios nessuno parla, nessuno. Ma se sono qua, un'altra parte della città, allora diventa così. Detto questo, quest'Inter qua dove può arrivare in Champions? Perché la domanda ovviamente è quella. La domanda è: dove può arrivare l'Inter? Adesso arriva l'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid non è la Salernitana. L'Atletico Madrid farà le sue verticalizzazioni, pressing alto, raddoppi di marcatura, gabbie sui giocatori avversari. Tutte queste cose che deve fare una squadra di un certo livello. L'Inter deve fare l'Inter, secondo me parte favorita, ma parte favorita contro uno squadrone, perché l'Atletico Madrid è uno squadrone. Dice: ma quello che si è visto con la Lazio a Roma va bene, vi ricordo Provedel 1-1 con la Lazio, e quindi va bene, però dopo a Madrid gliela date alla Lazio, quindi bisogna stare attenti. Secondo me l'Inter è una delle favorite per la Champions, quello sicuramente, sta crescendo sempre di più, e la mano è quella di Marotta, e adesso la mano è anche quella di Inzaghi, molte cose vanno bene, all'Inter le cose vanno bene, hai voglia di rosicare gli avversari, Marotta League, i debiti, l'Inter lavorano bene. Quando lavori bene, non fanno errori, comprano, arrivano, Thuram. Io Thuram non gli avrei dato tutti questi gol, cioè questo ragazzo ha già 10 gol, un bel po' di assist, e a fine campionato può arrivare ai 14-16 gol, sono tanti ragazzi, sono tanti, primo anno che sei in Italia sono davvero tanti, e non parliamo di Lautaro. Lautaro ogni volta che arriva alla Salernitana lui è il jackpot. Dice: ok, ho preso il jackpot, c'è la Salernitana, quest'anno gliel'ha fatto 5 di gol, e non è un Lautaro in formissima. Ecco, forse se vogliamo andare a prendere qualche cosina che non va benissimo, io Lautaro lo vedo un po' fuori dal gioco, cioè come se non trovasse quella posizione che trovava prima. Questo, infatti certe volte mi chiedo: ma dov'è? Troppo lontano dalla porta, è come se non rientrasse benissimo là davanti. Questo, da interista, in vista di Inter Atletico Madrid, un po' mi preoccupa, un poco, però non più di tanto. Altri giocatori chi vedo in forma è Bastoni, ma Bastoni l'avete visto che gioca molto. Bastoni gioca adesso quasi, ha una posizione strana, non è più un braccetto di sinistra, ma è quasi un esterno, è quello che si sta davanti ancora più, è un centrale d'attacco, cioè è come se quella catena lì fosse andata molto più avanti. Molte cose mi sono piaciute. Mi è dispiaciuto che Barella non ha trovato il gol, ma quello gli fa una parata incredibile. Cioè l'Inter ha preso un palo, una traversa, 4 gol, 18, 19, 20 calci d'angolo, credo un 70-80% di possesso palla. Ripeto, è forte l'Inter, e questo già lo sappiamo, perché l'Inter questa è, sappiamo che è forte, però la Salernitana non può giocare così. Non puoi giocare così in Serie A, non puoi giocare così, non è bello neanche per loro stessi, cioè non ha senso.
Io a quel punto te la giochi, non ho visto un attacco della Salernitana, non uscivano, non andavano in pressing, hai voglia di Liverani, Liverani. Io a questo punto una parola la voglio dire, e se magari questo cambio non gli è piaciuto ai giocatori? Noi non lo sappiamo se ai giocatori è piaciuto il cambio di Inzaghi, non lo sappiamo, magari non gli è piaciuto e giocano così, hanno voluto giocare così perché è troppo remissiva, troppo una squadra. Infatti adesso sono curioso anche di andare a vedere gli altri canali, gli altri video, per capire un attimino cosa hanno visto loro. Perché io l'Inter, un Inter così, o è straripante, dopo pensi però 5-1 l'ho fatto pure al Milan, e questo è pure vero. Cioè l'Inter ha fatto un 5-1 al Milan, cioè non è all'ultima arrivata, e quindi forse la forza dell'Inter, neanche l'Inter lo sa, che cosa volete che vi dica? Cioè forse siamo talmente forti che non riusciamo a capirlo, cioè noi interisti non riusciamo a capire quanto siamo forti, magari parli con quelli della Salernitana e ti dicono sì, va bene, hai voglia a pensare di fare pressing, di fare quello ti superano, hanno un possesso palla, hanno un modo di giocare, ti si presentano due davanti, ti prendono, stanno sempre lì a farti il pressing sulla palla, non ci riesci. In effetti con la Roma, nel secondo tempo, gli 10 minuti del secondo tempo, i primi 10 minuti, la Roma non ha toccato davvero palla. Non hanno toccato palla. Che vuoi che vi dica? Vediamo, con l'Atletico Madrid si alza, l'asticella diventa alta, 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 e quindi è là. Là sicuramente voglio andare a guardare, mentre sto parlando con voi, sto tentando di prendere il programma per fare la miniatura, e giustamente non sapete quanto programmi devo chiudere per vedere quello là. Comunque, è praticamente niente, cos'altro, cioè, fai il video, o YouTube, vieni qua, fai il video, ma che gli devi dire? A proposito, ho messo oggi in calcio una grande passione. Ho messo i top 50 della storia del Milan e ho dimenticato un giocatore forte, forte, forte. Ancora nessuno mi ha detto niente. Infatti, aspetto che il primo che se ne accorga e dica: ma che te lo sei dimenticato quel giocatore là? Calcio una grande passione. Top 50 giocatori più importanti della storia del Milan. Il podio è quello. I primi 10 sono quelli, però uno me lo sono dimenticato. Uno me lo sono dimenticato, magari. Non era da podio, ma sicuramente da top 10, e l'ho dimenticato, ragazzi. Dopo dico CTN Sport, sto seguendo Sinner, e quello è il piacere. Adesso vado a fare ora o domani mattina farò il video su Sinner, perché è una bellezza, sto ragazzo. Che altro dirvi? Andate a iscrivervi, tutti questi due canali sono Calcio una grande passione e dico CTN Sport, e stanno andando davvero bene. Adesso sto preparando questa miniatura e mi sto chiedendo davvero, ma che cosa posso dire con una partita del genere? Cioè, che cosa si può dire su una partita così straripante? Che l'Inter forte sta andando a vincere lo scudetto, seconda stella. Iscrivetevi, mettete un mi piace. Ragazzi, alla prossima. Ciao a tutti, ciao ciao, una buonanotte, ciao ciao.